Beh, cosa dire? Ci siamo arrivati ai 1000 iscritti, sì, anzi, li ho superati anche di un pochettino, perché nel frattempo, mentre preparavo questo video, altre 14 persone sono andate a iscriversi al mio canale. Sono molto, ma molto contento. È un video un po' strano, perché per l'altro canale non ho fatto il video relativo al raggiungimento di questo obiettivo, perché inizialmente pensavo fosse un po' una bambinata, però non è una bambinata, nel senso che sono contentissimo di aver trovato, aprendo questo canale, non solo tanta esperienza e di aver provato anche a crescere dal punto di vista personale e finanziario, ma ho trovato tantissime persone che come me stanno cercando di raggiungere degli obiettivi di vita, degli obiettivi ben definiti, degli obiettivi che pensavo fossero impossibili fino a un annetto fa. E queste persone vanno ringraziate. Le ho ringraziate anche durante la diretta di ieri sera, che tra l'altro, se non hai guardato, ti consiglio di andare a vedere. Ho parlato di 6 ETF che ho aggiunto al mio portafoglio di eToro. Tra l'altro, se non sei iscritto a eToro, puoi usare sempre il link affiliato qui sotto, e puoi seguirmi anche lì se sei già iscritto per vedere come procede questo portafoglio. Dicevo, ho conosciuto persone che mi hanno fatto crescere sia dal punto di vista della conoscenza del campo della finanza, degli investimenti, anche del miglioramento personale. Ma ho conosciuto tanta gente genuina anche, che non è per forza che mi debba portare poi a migliorare da quel punto di vista, ma persone nelle quali ripongo la mia fiducia, col quale magari sono diventato anche amico. E sto portando avanti non solo un progetto, ma anche uno stretto contatto quasi di amicizia. È vero che a distanza io vivo in Irlanda, loro vivono in Italia. È un po' complesso avere un'amicizia bella forte se non ci si è conosciuti di persona, se non ci si è frequentati per lungo tempo, però comunque sono molto contento di quello che è successo alla mia vita, di quello che nella direzione in cui la mia vita sta andando. Eppure essendo in una situazione lavorativa piuttosto scabrosa, nel senso che oggi venerdì, cos'è? Venerdì 12 luglio, 12 giugno, saprò che fine farò dal punto di vista lavorativo, se sarò disoccupato oppure no, almeno questo mi hanno detto, per cui magari in un prossimo video lo capiremo insieme. Però sono felicissimo lo stesso perché sto riuscendo a raggiungere gli obiettivi che mi sono posto, quello di cominciare a monetizzare qualcosa, per cui avere delle rendite passive scalabili. Sono piccolissime, ma sono un inizio e quella è la cosa più importante. E anche aver raggiunto questi obiettivi comunque mi è stato possibile grazie alle persone che ho conosciuto, come dicevo. E devo ringraziare Riccardo del gruppo di Telegram, che è un po' il mio mentore dal punto di vista finanziario ed economico, perché sono cresciuto molto da quel punto di vista, da comprendere molte tematiche relative a questo settore. Ma nello stesso modo devo ringraziare Domenico Doronzo di Vivere di Dividendi, così come devo ringraziare Gianluca Neri Bandini del suo canale omonimo. Ma anche persone con le quali ho collaborato e per cui non devono per forza essere mentori, ma magari sono persone con cui ho scambiato esperienze e siamo cresciuti insieme, come Karim di Invest in Simple o come di Massimo Cirignotta del suo canale omonimo, come Federico di Investire con Gus, di tanti altri con cui ho collaborato e di tanti altri con cui spero di andare a collaborare in futuro. I 1000 iscritti sono solo un punto di partenza. Ovviamente ringrazio quelle 1014 persone che fino adesso si sono iscritte. Spero che nel futuro crescano esponenzialmente. Mi mancano pochissime ore alla monetizzazione anche di questo canale YouTube, credo 270, se ho controllato bene questa mattina. Per cui nel brevissimo tempo, penso massimo una settimana, anche questa ulteriore rendita passiva mi aiuterà ad mantenermi, soprattutto in questo periodo in cui sono molto, non dico in un baratro, però sono nel dubbio di come andrà ad evolversi il mio lavoro. Cosa voglio fare per ringraziare? Purtroppo sono scontato, voglio fare la cosa che fanno un po' tutti, però lo voglio fare, diciamo, in una maniera un po' particolare. Fra qualche giorno, penso martedì prossimo, che è il giorno, non mi sono preparato molto, è il giorno 16, e martedì prossimo farò una live. E praticamente metterò i nomi di tutte le persone che vanno a commentare durante la live o in chat in una piccola scatolina e poi il nome di tre libri che voglio regalare ai miei follower. Sono solo tre perché volevo farne cinque, poi mi sono reso conto che con la disoccupazione impellente non riuscirò a fare molto di più. E
Regalerò tre libri a tre persone che estrarrò in maniera così random. Un modo per ringraziare quelle persone che magari mi seguono, un piccolo inizio, perché magari con l'aumentare degli iscritti cercherò di fare qualcosa in più, magari 5, 10 libri, o magari regalare dei gadget, degli abbonamenti. Insomma, aiutatemi a crescere, perché poi crescendo cercherò di essere, come si dice, ricevere da voi, ma dare qualcosina in cambio, in maniera un po' più cadenzata, in maniera un po' più ripetitiva, perché se si riceve bisogna sempre dare qualcosa indietro. Per cui martedì, poi pubblicherò anche l'orario, appena ho la schedule di lavoro di mia moglie, pubblicherò anche l'orario di martedì di questa live. Faremo una cosa insieme, parleremo un po' di un argomento che deciderò durante la settimana, durante il fine settimana, e poi faremo questa estrazione in diretta, per cui commentate, 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 perché in quel modo potete, insomma, ricevere il vostro regalo in just on time, proprio dal vivo. Non mi resta altro da dirvi grazie tante. A proposito, quali sono i tre libri che vado a regalare? I tre libri saranno Euforia Razionale, Il Cigno Nero e i quattro pilastri dell'investimento. Per cui spero che voi non abbiate questi libri, perché almeno se commentate ve li posso regalare, e se nel caso veniste fuori nell'estrazione cercheremo di trovare un'alternativa a qualcosa che avete già. Tra l'altro, io questi tre libri non li ho, per cui li comprerò nello stesso momento per te, che li andrai a vincere, o più che vincere, che li andrai a ricevere in regalo, perché non sono un concorso a premi, e poi li comprerò anche per me, perché anche io li voglio leggere. Io per me li compro in formato Kindle, perché come ben sai, se o sto io in casa o stanno i libri, perché non c'è più spazio, e mia moglie me l'ha detto: o stai tu o i libri. E siccome qui in Irlanda piove spesso, preferisco stare in casa. Mi raccomando, ancora non ho fatto niente, però se vuoi sostenermi su questo canale, ti ricordo che puoi sostenermi su Patreon in qualunque momento della tua giornata, della tua nottata. Ricordati che non puoi, se non lo fai, diventi Shrek, diventi tutto verde, grasso, basso, brutto e non cattivo, però ci siamo capiti, insomma. Puoi lasciare un pollice in su, iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche se non sei parte di questa community, e ovviamente se vuoi sostenermi con altre entrate passive puoi iscriverti su Patreon, dove pubblico ogni tanto dei contenuti che sono riservati esclusivamente a chi mi segue su Patreon. Anche per oggi è tutto, ti auguro un buon fine settimana, ci vediamo domenica con il video domenicale, che ancora non ho registrato, devo decidere, mannaggia, sono in ritardo questa settimana, e buona giornata, ciao!